3, 2, 1, go. Ok, ciao ragazzi, sono sempre Rosello, sue cose. Oggi sono all'impresa. In realtà non ho iniziato prima a fare il video perché era un video molto complesso, molto lungo. Però è un'anticipazione, poi magari faccio il seguito, vi faccio vedere proprio tutta la modifica che sto facendo al Kugo M4 Kirin. Con tutti i fili strappati, adesso glielo ho allungati piano piano, sono riuscito a portarglieli fuori e poi nei giorni prossimi farò il tutto e farò anche tutto il video consecutivo. Guardate, allora, vabbè, questo è il Kugo Kirin, come potete vedere adesso è tutto sbudellato, vabbè, vedete. Tutta la batteria di fuori, insomma, vabbè. Ok, praticamente è successo che per cambiare la gomma, ovviamente non io, ma il proprietario, ha strappato praticamente tutti i fili. Vedete, io adesso glieli ho praticamente ricollocati, gliel'ho saldati a uno per uno, uno per uno. Vedete? Vedete? Qua. Mi raccomando, quando cambiate le cose, fate attenzione a non schiacciarli, perché qua il proprietario praticamente continuando a girare, perché voleva cambiare il copertone appunto con il cablaggio inserito, poi magari c'è qualcuno che riesce, per carità, io consiglio sempre di togliere il cablaggio. E quindi praticamente ha strappato tutto, vedete? Io adesso qua glieli ho risaldati a uno a uno, e poi vedete, questo è il cablaggio suo originale, vedete, qui è tagliato, ma tanto poi devo allungare i fili, ok? E questo vedete il cablaggio che praticamente va qua, vedete? Questo poi va qua perché qua c'è la centralina. E niente, dai, poi tornerà bello più di prima, ok? Adesso era giusto per farvi vedere come si possono fare questi errori nel cambiare semplicemente un copertone, quando poi magari ovviamente uno pensa di farcela, ma in realtà non riesce a farlo perché non è facile mettere anche questi copertoni che sono durissimi. E niente, bene ragazzi, questo è tutto. Questo è il Kugo Kirin mezzo distrutto e niente, dai, poi vi faccio vedere il tutto. Bene ragazzi, vi ricordo sempre di accendere la campanella perché almeno riuscite a vedere nuovi video e, come dico sempre io, nuove diavolerie. Ok? Bella lì, grazie ai nuovi iscritti, un abbraccio e continuate a seguirmi che mi fa sempre piacere. Ok? Ciao ragazzi. Tante cose, Rosario le sue cose, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ciao!